Secondo recenti indagini, dal 2005 ad oggi il numero di chi decide di studiare canto è quasi raddoppiato, con il picco a Milano dove le iscrizioni sono cresciute dell'88%, forse anche per l'effetto Sanremo e Talent Show. I dati non mentono, i talent hanno dato in qualche modo uno sprint in più ai giovani, ma anche ai meno giovani, per sperimentare su loro stessi, sul proprio corpo, cosa vuol dire essere effettivamente dei cantanti, sia professionisti che non. Noi abbiamo diversi allievi che studiano da noi tutto l'anno, poi alla fine dell'anno c'è il provino e vanno a fare il provino. È capitato che qualcuno che avesse partecipato già a un talent sentisse la necessità di professionalizzarsi, ecco, quindi di far diventare proprio il proprio strumento diciamo qualcosa di più di quello che era prima, quindi solo istinto. Da noi riescono ad avere non solo l'istinto da un punto di vista proprio vocale, ma anche una naturalità della professione. Allora, i ragazzi che vengono qui chiedono sicuramente di essere seguiti. Il talento ci vuole, però ci vuole anche tantissima passione. Serve sicuramente impegno e fatica, tantissima. E intanto, mentre Sanremo attende che la gara entri nel vivo, i linguisti passano al vaglio i testi delle canzoni in concorso. E anche quest'anno non è che abbondi originalità, creatività poetica. Alcuni esempi tratti dal blog di Lorenzo Coveri, accademico veterano di Sanremo. Bocciato senza appello, Lorenzo Fragola per una ballata sulla fine di un amore che poteva essere scritta negli anni 50 e il cui esito è definito desolante. Non se la passano molto meglio i Dear Jack, il loro mezzo respiro è piuttosto piatto, senza alcuna audacia linguistica che da una band di giovani ci si poteva aspettare. Non meglio vanno le cose per una veterana come Arisa, tra banalizzazioni e rime troppo smaccatamente ricercate. Promossi invece infine i Cieli immensi di Patti Bravo, con versi in ottonari e rime alterne per un testo adatto ai mezzi vocali della veterana dell'Ariston, che si merita addirittura un 7. Ma in ogni caso, ci pare di dire, a vincere saranno carisma e interpretazioni, e non certamente il dizionario.